La penultima giornata di campionato vede il Siena affrontare la Sinalunghese. Lo stadio è il Daniele Berni di Badesse, dato che il Franchi è stato squalificato in seguito agli avvenimenti del match contro il San Donato Tavarnelle. I bianconeri si dispongono con il classico 4-3-3, Marmorini opta per il 4-4-2. Il primo squillo del match della Sinalunghese, Dio sbaglia il disimpegno, Mangiaratti prova ad approfittarne, ma il suo tiro è fuori misura. Al sesto minuto il Siena è pericolosissimo, Aruna viene trovato solo tra le linee, si gira e crossa ottimamente per Guidone. Sul colpo di testa del capitano bianconero Marini riesce a metterci una pezza, Padulano sulla respinta la mette in porta ma è in fuorigioco. Buona chance per la Sinalunghese al nono, gli attaccanti di Marmorini scambiano con successo nell'area del Siena, alla fine di una triangolazione Pierangioli calcia ma Gragnoli è attento. Occasionissima per la Sinalunghese, Cerofolini imbuca per Mangiaratti che da buona posizione mette sul fondo. Ci prova il Siena da calcio piazzato, il fallo se lo procura Farkas, la punizione la calcia Guberti, il tiro del numero 13 termina di poco alto. Al 26esimo Padulano recupera palla e serve in profondità a Guidone, da posizione defilata l'attaccante bianconero trova solo l'esterno della rete. Il Siena trova il gol poco prima della mezz'ora, Aruna conquista un calcio piazzato da ottima posizione. Ad incaricarsi della battuta è Giuseppe Diglio, il cross basso del numero 8 attraversa l'area di rigore e Guidone sul secondo palo deposita la palla in porta. E dopo 10 minuti il Siena fa il bis, Aruna recupera palla a centrocampo, Guidone viene lanciato in profondità e serve a sua volta Agnello. Il centrocampista bianconero la passa ad Aruna nel cuore dell'area di rigore e il suo tiro si insacca dopo aver toccato il palo. Il Siena due minuti dopo va vicino al 3-0, Guidone da distanza ravvicinata ci prova ma Marini si supera e sventa il pericolo. Il primo tempo termina dunque 2-0 con i gol di Guidone e Aruna. Il Siena nella seconda frazione riprende da dove aveva lasciato. Dopo 10 minuti dal fischio d'inizio il Siena realizza il terzo gol al termine di un contropiede, l'assist decisivo è di Guberti e a firmare la rete è Agnello con il piatto. Altra buona chance per il Siena, Aruna riceve la palla fuori dall'area di rigore e ha tutto il tempo per calciare, il suo destro termina di poco alto. Il Siena si riaffaccia in area di rigore al 72esimo, Padulano prova la conclusione ma è facile per Marini. Il Siena cala il poker al 76esimo, Gibilterra fa tutto bene e serve il taglio di Orlando che con il destro buca Marini. Il Siena ne mette a segno 5, l'azione parte da Gibilterra che serve Bani, il numero 14 calcia con il sinistro ma trova i guanti di Marini, sulla respinta però il più veloce è Orlando che realizza la sua doppietta personale. Anche gli ultimi minuti sono un assedio del Siena, Bani ci prova dalla distanza ma Marini respinge. E finisce così, non c'è storia tra Siena e Sinalunghese, i bianconeri vincono 5-0 e mercoledì giocheranno contro la Pianese un match che vale l'accesso ai playoff.